Sembra, ripeto, sembra che Mattia Binotto, ingegnere nato in Svizzera, è andato a cedere quelle che sono state le pressioni interne della Ferrari e a, o meglio, l'avrebbe lasciato proprio la Ferrari. Ma solo per il momento, solo attualmente parlando, l'uomo in questione resta o resterebbe al relativo comando. Si tratterebbe di un arrivederci, a mio avviso, non tanto di un addio, anche se il web scrive, riporta nero su bianco la parola addio, sfruttandola totalmente, barra completamente, ma è un addio o un arrivederci del tutto concordato, no? C'è stata una modalità di concordarsi relativa alla buona uscita, o meglio, alla lasciare la Ferrari, proprio da parte di Binotto Mattia, che è comunque uno dei personaggi a mio avviso più importanti di questa Ferrari, no? Un personaggio di punta, azzardo a dire. Insomma, pensate ciò che volete, io vi ho informato di questa notizia presente qua sul web oggi, 2 dicembre 2022. Iscrivetevi al mio canale di YouTube, Narratore Italiano, commentate, datemi le vostre opinioni. Un cordiale saluto a voi. E questo video non vuole ledere la privacy di Mattia Binotto né di altre persone, ma solo informare e stop. Ciao a tutti.